Manlio Cardella, rappresentante ad Agrigento, ma non solo, anche in Sicilia, della Confael, un sindacato che sta mettendo radici dovunque nel nostro territorio. Ecco, vuole dire la sua in merito a queste ordinanze relativamente alla raccolta differenziata e a quanto stabilito dalle nuove norme, con riferimento anche alla conferenza stampa di ieri, dove l'assessore Amel ha fatto delle precisazioni. Ma devo dire che c'è un difetto sostanzialmente di comunicazione rispetto al modo con il quale il Comune di Agrigento, ma ricordiamo in premessa che la stazione appaltante di questo servizio che il raggruppamento farà in 9 comuni della provincia di Agrigento è la società di regolamentazione dei rifiuti, e questo difetto nasce a nostro avviso da una sostanziale disattenzione di quelli che sono gli interessi da un lato degli utenti e dei cittadini e dall'altro dei lavoratori. Quando si era accennato già qualche anno addietro all'avvio della raccolta differenziata da Agrigento, ci suonò strano sin da allora che il raggruppamento aveva posto il problema che i lavoratori, gli operatori ecologici ad Agrigento fossero in forte esubero. Noi allora avevamo espresso già qualche perplessità, perché ci eravamo chiesti se si voleva fare una raccolta differenziata vera o se si voleva fare una raccolta differenziata sulla carta. Se era questa seconda ipotesi, aveva una ragione d'essere il fatto che i lavoratori erano in esubero. Se valeva il principio che si oggi, ancora oggi noi sosteniamo, la raccolta differenziata va fatta in maniera molto seria, allora qui c'è un problema. In ogni caso, che a nostro avviso i lavoratori non sono in numero adeguato e sufficiente a sostenere la raccolta differenziata in una città stellare come Agrigento, che va da Zingarello a Giardina Gallotti. Prima questione. Seconda questione, la problematica dei cittadini. È ovvio che il cittadino deve fare anche la sua parte, deve comunque adeguarsi a un sistema, ma è anche ovvio che oggi il Comune, la SRR e il raggruppamento di imprese si chiedono cosa pensano i cittadini quando scendono dal proprio portone di casa, quando passeggiano per i marciapiedi. Vi sono le vie piene di immondizia, praticamente immondizia lasciata anche all'uso purtroppo che ne fanno anche i gatti e i cani. Quindi in questo senso noi che cosa diciamo? E facciamo anche delle proposte. Auspichiamo che da parte dell'SRR e del Comune di Agrigento vi sia il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori. Finora nessuna associazione è stata mai chiamata. In secondo luogo, riteniamo che potenziamento dei lavoratori, attenzione alla sicurezza sul lavoro, quindi un numero maggiore di lavoratori, un'attenzione alla sicurezza sul lavoro, perché vi è un problema di movimentazione manuale dei carichi. E terzo, quando si puliscono i marciapiedi e si puliscono i vicoli, noi auspichiamo che il raggruppamento fornisca anche una idropulitrice per pulire dignitosamente vicoli e marciapiedi. Aspettiamo di incontrare il raggruppamento, l'SRR e il Comune di Agrigento.